Buongiorno a tutti, traders, dealers, colleghi, benvenuti. Nuova giornata di trading, ultima ottava, come si diceva una volta, venerdì che parte subito col botto e con molte informazioni importanti. Condivideremo la giornata, come al solito, la mattinata insieme, cercando tra trader di collaborare in questa trading room che abbiamo aperto solo con scopo collaborativo, solo con scopo di condivisione, dove ognuno fa i propri trade, ne prende vantaggio o a volte le perdite, ma l'importante è collaborare con le intenzioni e con le condivisioni. Noi per primi condividiamo i nostri trade, siamo live io e vedo anche collegato Giovanni. Buongiorno Giovanni. Ciao Stefano, buongiorno a tutti. Mattinata che parte in maniera molto interessante perché in orario asiatico, e qui faccio subito il mio piccolo briefing preapertura, anche se i mercati già stanno aprendo, il mercato asiatico, gli azionari asiatici non molto movimentati in realtà, dopo che l'S&P ieri ha recuperato 5.200 punti, scrollandosi dalle spalle praticamente lo sconto del giorno precedente, quasi come se non fosse successo nulla. Futures euro positivi in preapertura e sta aprendo positivo, lo vediamo anche il DAX. Poi abbiamo venti di forza, come dire, testosterone e anche qualcosa in più che ha mandato giù ieri o questa mattina il Gold che torna sui 2000 a sfidare i 2004 e anche venti di guerra dal petrolio perché l'OPEC annuncia tagli aggressivi. Questo solo per parlare dei ciclici degli industriali e degli azionari, mentre invece dal punto di vista del Forex, ragazzi, ancora più interessante. In apertura sto vedendo forza del dollaro che viene seguito a braccetto di nuovo dallo yen. Vi faccio vedere un attimino il currency strength in apertura che recita ancora là sopra: dollaro e yen pegged, ovvero ancorati. Si scrive pegged, ancorati. Mossa sicuramente importante. Una forza del dollaro sicuramente confermata ieri. Nessuna idea di sconto. Vediamo. Torniamo sui grafici in tempo reale, naturalmente, vediamo un euro-dollaro, poi questa era naturalmente l'introduzione, ma tra poco parleremo e vedremo anche le macro e i grafici più importanti, perché ci sono molti grafici che sono in situazioni, diciamo così, limiti, ovvero su supporti, su resistenze importanti, qualcuno sta anche dando delle indicazioni. Non è così per l'euro-dollaro e il cable, che invece vanno a fare dei minimi. La forza del dollaro, stavo guardando prima i grafici, andiamo a vedere l'euro-dollaro, sceso al di sotto degli 1,7 questa mattina, sembra voler rompere questa resistenza all'inizio febbraio che ieri ha rispettato, lo vedremo naturalmente a fine giornata, comunque nessun segno di forza nell'euro, o meglio, nessun segno di debolezza nel dollaro, è qualche settimana che lo diciamo, prima o poi il mercato si muove e paga, paga contro l'euro, ma anche e soprattutto contro il cable, stessa, quasi stessa identica cosa contro il cable e naturalmente contro l'Australian, stessa cosa, dollaro molto forte. Molto importanti con il dollaro, ve lo faccio vedere subito ragazzi, poi ne parleremo con calma, il grafico contro il franco svizzero, dove precedentemente ha avuto un certo movimento, adesso sta sfidando i massimi che tornano ad ottobre 2023. Una sorta di resistenza, ma questo è un punto interrogativo, lo vedremo. Ho diversi grafici da farvi vedere che sono sui limiti, quantomeno per avere un'idea di quelle che possono essere le migliori idee di trade per i prossimi giorni o anche per la giornata, nel caso in cui ci fosse qualche oscillazione importante. Naturalmente vi dico subito la lista dei miei sorvegliati speciali di questa mattina. Tutti i grafici con l'euro, euro-dollaro, euro-yen, euro-swiss, tutti i grafici con la sterlina e naturalmente il dollaro-yen. Poi abbiamo un paio di grafici col franco-svizzero, dopo li andiamo a vedere e vediamo se in apertura adesso ci danno dei segnali. I miei trade li condivido sempre, ragazzi, non mi nascondo, vi faccio vedere il conto che condivido con voi, questo conto della prop firm da 500K che ho aperto inizio settimana. Legge 499,970 praticamente invariato. Invariato perché? Perché c'è l'euro-dollaro,
l'euro yen che mi sta pagando e invece il dollaro yen in drawdown. Tra l'altro, il dollaro yen, ieri ho fatto anche un adding e quindi sta pesando un pochettino. Non parlo molto altro dello yen, comunque, ecco, è un conto che ha un 5% di stop out, quindi 4,75 sono in parità adesso. Nel caso in cui i prezzi si muovessero nella direzione del mio trade, non dico che passerei immediatamente la propria, ma comunque sarei a una buona metà strada. Debolezza forte del dollaro, ma anche, pardon, forza del dollaro in apertura, dello yen che lo sta seguendo, ma anche debolezza dell'euro e della sterlina. Ragazzi, buongiorno a tutti, benvenuti. Velocemente, lo ripeto, lo dico in apertura, questa è una trading room collaborativa, quindi si gradisce la collaborazione da parte dei trader che ci seguono e anzi noi cerchiamo semplicemente di stimolarla. Ieri è stata una giornata di collaborazione stupenda con dei trader meravigliosi, fatti soprattutto da qualche ragazza che non vado a fare il nome, ma quindi se è la prima volta che vi collegate, siete dei trader, siete benvenuti. Stimoliamo la condivisione delle intenzioni di trade, dei trader, non delle analisi, non ci frega niente delle analisi perché quelle ne leggiamo quante ne vogliamo e di solito hanno torto. Quindi noi siamo trader, viviamo di trading. Da questa parte del video avrete solo trader. Se volete, condividete i vostri trade. Noi anche lo facciamo per condividere i live i trade. Si chiede di usare un linguaggio cordiale, di non commentare mai i trade e le condivisioni degli altri. Sono tutte informazioni utili e nessuno è portatore di verità. E in ultimis, non si fa pubblicità. Non la faccio io, non la fa nessuno. Qua si vive di trading. E parliamo, ragazzi, naturalmente di trading in diretta, quello che si respira solamente sui mercati finanziari e specialmente nei momenti come questo, nei momenti di apertura, quando abbiamo il massimo della volatilità, il massimo dei volumi. Abbiamo visto che il trading in condivisione funziona. Oggi è venerdì, tra poco faremo il sondaggio, però ragazzi, una cosa alla volta, vediamo come si muovono i mercati. E intanto sono uscito, intanto do la parola per un minuto, Giovanni, ti do un minuto, scusami Sì. per la battuta, ma sui dati molto importanti usciti alle 8:00 in Europa, se ce li vuoi sintetizzare, sono usciti dati abbastanza importanti. Allora, in Europa abbiamo avuto la Germania, inflazione in Germania ferma sostanzialmente, e il PIL nel Regno Unito che registra diciamo una negatività inferiore rispetto a quella prevista. Invece nel Regno Unito sempre la produzione industriale e manifatturiera che migliorano. Quindi dati possiamo dire Diciamo dei dati migliorativi rispetto all'andamento economico attuale che per il momento non dovrebbero conferire forza a queste valute. Vedremo, sono momenti di decisione per le banche centrali. Certamente una stabilizzazione dei prezzi alla produzione e dell'inflazione in Germania, della produzione, un miglioramento della produzione industriale e manifatturiera nel Regno Unito sono buoni segnali, quantomeno di frenata nella frenata stessa, cioè Nella negatività. nella negatività, esatto. Dati Dati comunque comunque Claudio, per il c'è il momento. numero Dati Dati comunque comunque che denotano denotano una una tiepida, ma tiepida, ma molto molto tiepida tiepida economia sia economia in sia in Germania che in Germania. Inghilterra, Assolutamente sì, sempre sempre molto molto deboli e deboli e soggette soggette a a possibili negatività, soprattutto con questo regime di tassi alti. sì. Oggi la giornata, oggi il dato importante in mattinata era questo appunto del PIL PIL inglese. del Regno Unito e la rilettura, diciamo così, dell'inflazione in Germania, che comunque anche questo è un bel booster, diciamo, nel senso Allora, che vediamo come reagiscono subito i mercati in sì. apertura perché la sterlina
non pervenuta, o meglio, per il momento non si muove. Perché? Perché si stanno muovendo i campioni, i pesanti, ovvero il dollaro e lo yen. In particolare il dollaro molto forte. Ragazzi, non c'è dubbio. Andiamo a vedere qui come si sta muovendo proprio in questo momento contro le valute più importanti. Intanto, buongiorno anche allo chef. Ciao, chef. Buongiorno a tutti, ciao Giovanni. Ciao Tony. Ecco qua, guardate l'euro-dollaro. Guardiamo l'euro-dollaro in prima apertura H1. Qua non c'è dubbio, qua c'è forza del dollaro, forza del dollaro. Attenzione ragazzi, perché questo può voler dire diverse cose. Ora ne parliamo con le correlazioni con il gold, con il petrolio e soprattutto con gli azionari. Forza anche sulla sterlina. Per il momento registriamo questo, rimaniamo sull'euro-dollaro. È andato a rompere la base supportiva di 1,07 in questo momento, proprio in apertura, proprio quando si fanno le cose, proprio quando i giochi cambiano, ovvero proprio nel primo minuto di apertura il dollaro se ne va, continua ad andarsene. Allora, dicevamo, attenzione a questi segnali perché abbiamo dall'altra parte i treasuries che come rendimenti rimangono molto forti. Abbiamo un trentennale intorno al 4,65, che vuol dire nella parte più alta toccata finora da anni, mi pare che ha toccato al massimo il 5,05% di rendimento qualche mese fa, adesso al 4,65. Quindi abbiamo un momento molto particolare. Correggimi se lo Sì, leggo no, male, Giovanni. no, dici bene, dici bene. Rendimenti dei Treasury alti. È un voto contrario sugli azionari. Dollaro forte, idem, e abbiamo anche un gold che sembra essere molto forte ai 2004. Stranamente, questa è, diciamo, l'eccezione che conferma la regola, oppure no, non l'eccezione, perché di eccezioni non ce ne sono. Diciamo, è la singolarità del mercato in questo momento. Il gold dovrebbe soffrire la forza del dollaro e dei rendimenti dei treasuries, invece in questo momento è fortissimo, con un massimo storico, nonostante gli interessi a 5,50, nonostante un dollaro a 105, indice del dollaro. E leggevo oggi dei report BT, ma li quoto, li cito solamente così per Dei report, condivisione. scusa? Dei Prego? report? Dei report BT dal Bloomberg Terminal. Ah, ok. Dei report BT che tra l'altro identificano la forza del dollaro non molto collegata alla situazione geopolitica, quindi proprio una forza fondamentale, una forza importante che potrebbe portare il dollaro a luccicare su valori un pochettino più alti. Queste sono opinioni. Intanto do buongiorno anche a Francesco che si collega adesso. Ci siamo tutti, ragazzi. Buongiorno Francesco. Buongiorno Stefano, buongiorno Giovanni, buongiorno Chef, buongiorno a tutti i nostri cari amici traders. Ciao. Giornata sicuramente importante, dicevamo. Allora, guardiamo un attimino con Francesco, anche Giovanni, gli azionari. Ieri l'S&P, dopo aver dato l'altro ieri un'idea di qualche sconticino, nonostante forza del dollaro, treasuries, eccetera, si è spolverato la polvere dalle spalle ed è tornato di nuovo sui 5.200 punti. Stamattina risponde anche il DAX, in preapertura era positivo. E non si guarda indietro, recupera e supera di nuovo i 18.000 punti. Quindi, diciamo, gli azionari per il momento non accennano veramente a fermarsi, sono assolutamente unidirezionali sui grafici a time frame un pochettino più alti. E chi li trada può condividere tranquillamente i loro trade. Io non li sto seguendo, non li sto tradando in questo momento. Ho spiegato più di una volta il perché. Non bisogna tradare tutto e naturalmente in qualsiasi momento, Francesco, se vuoi condividere il tuo punto di vista, entra e ce lo dici sul DAX, perché sta prendendo forza in continuazione in apertura, anche se sono passati solo 15 minuti, non si è guardato ancora indietro. No, adesso è su un livello che di alcuni volumi che sono stati dati ieri sul pomeriggio. Io qualche idea ce l'ho.
però è un po', bisogna capire un attimo che cosa farà. Adesso sono passati manco 10 minuti, però io ho una prima aria, Stefano, ai 18.146, per tentare uno short lì ci potrebbe essere una breve frenata. Che corrisponde a massimi che lui aveva fatto già il 10 mercoledì, se non sbaglio, e lì vedo c'è un nodo, o ancora più giù, ma questo è ancora, bisogna capirlo, sui 18.015 per tentare un long. Vediamo che come si comporta, le conformazioni anche delle varie strutture durante la mattinata. Perfetto. I teorici dell'analisi tecnica facilmente possono tirare una trend line qui, direi che la sta sfidando proprio in questo momento, una trend line che dura da un bel po', da inizio aprile sul grafico orario, però tutta da vedere, certo, questo lower low, guardando il grafico così freddamente, fa pensare ad una trend line importante, però ragazzi, qua bisogna può rispettarla, può romperla, può andare sopra anche di 100 punti e può rispettarla. Ricordiamo che le trend line sono sempre delle aree importanti, ma non sono mai dei numeri precisi, dei valori precisi. La mia idea è zero, perché in questo momento, se questo grafico ci dice questo in H1, andiamo a vedere sul grafico daily. No, lì ci dice cosa invece? Il contrario, che ha fatto un piccolo sconticino e magari con la pin bar che ha postato ieri è anche pronto per ripartire. Difficile la lettura sicuramente, soprattutto in un venerdì come quello di oggi, dove non ci sono dati e dove probabilmente, io sono d'accordo con l'idea dello short, perché probabilmente quando non ci sono dati il mercato rimane un pochettino più in attesa e potrebbe quantomeno per la mattinata rispettare questi prezzi, che queste resistenze che ci ha detto Francesco. L'idea è un po' quella, no, dello swing trading, ovvero del trading che non vada a rompere livelli, che non vada a rompere resistenze in una mattina di un po' di attesa dove non ci sono altri dati, no? Immagino. Assolutamente questa lì l'idea. Perfetto, allora la vedremo, l'abbiamo postato lì, a mio avviso, la trend line. Questa è la barra da guardare, questa e soprattutto quella successiva, mentre per il momento nel dollaro, ragazzi, entra solo benzina nel dollaro, che continua a spingere giù. La sterlina, l'euro, che ora legge 1,067, l'unico che resiste un pochino è lo yen, ricordate, a 153 ieri, oggi a 153,3. Perché? Perché lo yen sta mettendo anche lui forza sul mercato e quindi non si allontana molto dal dollaro. Per il momento. Allora, un attimo, che diamo un'occhiata più vicina ai grafici. E allora leggiamo in Trading Room, se ci date una mano, le vostre letture, ragazzi, condivisioni, le stimoliamo e ricordatevi il like come segno di presenza. Questa Trading Room di soli trader, dove si condivide solo ed esclusivamente in diretta, solo ed esclusivamente dal vivo, e non si parla mai delle giornate precedenti. Dateci un like come segno di presenza, sapete che ci dà piacere, sapete che ci dà forza e voglia di continuare ad inserire magari anche qualche altro contenuto. Non vi dimenticate il like. Allora, Ettore scrive: Forex, debolezza euro e forza del dollaro, aperto operazioni short euro e long dollaro. Strumento essenziale, il currency strength, esatto, bussola indispensabile, forza più che debolezza dell'euro, direi forza del dollaro, comunque alla quale corrisponde naturalmente la debolezza del cambio euro-dollaro. D'accordissimo. Qualche minuto fa, Samantha, buongiorno ragazzi, short sul DAX, quello che abbiamo, la stessa nostra idea, però se ce la conferma Samantha, sicuramente una stellina in più. Grazie Samantha e buongiorno a te e a tutte le ragazze collegate. Ettore scrive ancora: Gold ieri sera alle 30:03, orario extraterrestre, aperto long sul 4H DAX, il short multi-day blindati. Ieri, ragazzi, gli azionari unidirezionali sono andati solo in una direzione.
Stefano, come vedi, Australian Yen short, se lo yen si muove, tutto va in quella direzione. Per il momento lo yen sta seguendo il dollaro, quindi non solo l'Australian Yen, ma anche la sterlina yen. Sto tradando io sterlina yen ed euro yen in quella direzione. L'Australian Yen è assolutamente nella stessa direzione dei trade che io sto facendo. Quindi non ti dico cosa ne penso, ma ti dico semplicemente che è proprio in quella direzione che sto facendo i trade, che ho condiviso i trade. Attilio, long sull'euro-dollaro, trade coraggioso, in cerca di una inversione, sempre, attenzione ragazzi, cercare le inversioni è sempre la cosa più difficile. Top, scrive buongiorno a tutti, sono short da stamattina euro-yen, in the money, ben fatto, io sono short da paio di settimane su quella coppia, mi ha pagato diverse volte ed anche in reazione, ovvero in ricaricando. Long, Australian Japan Yen, vedete perché il mercato è bello, ragazzi, perché ci sono idee diverse. Agli stessi prezzi c'è chi compra e chi vende, entrambi pensano di essere nella parte giusta del mercato. Io non so dare una risposta perché poi ognuno ha la propria finestra di trade, però c'è chi entra long, chi entra short. Questa è la bellezza del mercato. Fabio scrive: mi aspettavo un piccolo ritraccio, ritracciamento si dice, ritraccio sul dollaro Swiss. Sì, il dollaro Swiss per il momento è ancora lì come l'euro Swiss, come il Canadian Swiss, area importante. Però non è lo Swiss quello che ha chiamato in causa. Oggi è il dollaro e lo yen che stanno muovendo le acque, vedremo. Con un pochettino di attenzione, nuovi massimi storici? No, non sono massimi storici per il dollaro yen, ma sono massimi 2024. Sì, grazie per i like, ragazzi. Ricordatevi che ci fa piacere avere questi like. E allora andiamo a vedere questo momento, così poi diamo il là per parlare un attimino di Forex, per parlare delle aspettative. Andiamo a vedere quali sono i grafici nella mia shortlist, quelli che sto seguendo, il trade. Ho già aperto, mentre per il momento, ragazzi, naturalmente Giovanni e Francesco, se hanno se notano delle cose o dei trade, interrompetemi in qualsiasi momento, siete benvenuti. Sì. Allora, partiamo dal una short list di 6-7 titoli che sto seguendo con attenzione. Allora, sì, naturalmente l'euro. Vai, vai. Io sono entrato short, stop Ok. stretto sul DAX. Ecco, perfetto. Se mi può fare, secondo me, un po' difficoltà per qualche decina di punti, ma resisto. Bene, grazie per la condivisione. Allora, No. l'idea, ragazzi, attenzione, sì, ai grafici con il franco svizzero, ok, andiamo a vedere i grafici per il franco svizzero. Dollaro Swiss sta sfidando. Tutti stanno sfidando, ragazzi. Dollaro Swiss, ma guardiamo sul grafico daily, perché poi i segnali li andiamo a cercare magari in H1, però sul grafico daily cosa sta facendo? Sta sfidando, però senza dare segnali di debolezza, i massimi toccati precedentemente, dobbiamo tornare a ottobre-settembre 2023. Attenzione, non c'è nessun segnale di debolezza, però vedete come si muove il grafico, la coppia, qualche migliaio di punti e poi una correzione. In questo momento ha fatto questa estensione importante, quindi al di là della forza del dollaro, che è fuori dubbio e che oggi difficilmente invertirà la direzione, ci si può aspettare forse nei prossimi giorni una correzione di qualche centinaio o anche migliaio di punti. E il franco svizzero, un po' di debolezza l'ha lasciata sul mercato, forse potrebbe iniziare a riprendersi. Come il dollaro suisse è importantissimo, anche l'euro suisse, e qui parliamo però di una coppia diversa perché l'euro non è forte come il dollaro. Quindi magari dopo questo segnale di sfida sui massimi, sempre i massimi del 2023, qui potremmo avere un segnale. Prima, oggi già sta, ricordate, l'abbiamo visto anche ieri a prezzi diversi, sta
correggendo un pochino sul grafico daily, inizia a segnare una spia rossa, vuol dire volumi, volatilità, momentum in vendita, da seguire con attenzione perché adesso sul grafico daily ancora non c'è esattamente un segnale. Ok ragazzi, diciamola tutta, chi conosce bene l'analisi tecnica qui sta per confermare un 1 2 3 di inversione daily, ok? 1.1 punto 2 punto 3. In questo momento, se rompe il punto 2, di rottura del punto 2, potrebbe confermare. Io, scusami, esco dallo short. Sono uscito. Mi sono preso sta reazione, sono 20 punti, ma basta così. Hai preso 20 punti, complimenti, ottimo. Su quel livello che abbiamo detto, ma siccome adesso sto vedendo stanno entrando volumi, non vorrei che riparta, vabbè, cose mie, nel senso mentali, che non mantengo il trade a lungo, ma va bene così, mi basta questo. Perfetto, perfetto. E siamo all'1% della prop comunque. Bravo, complimenti, ottimo. Allora, diciamo, l'Euro Swiss sta confermando questo 1-2-3 di inversione, da tradare, da non tradare, ognuno fa la sua scelta, comunque è molto più tradabile del dollaro, che è forte. Parlando sempre dello Swiss, altro grafico da tenere sotto attenzione nella mia short list è il Canadian Swiss. Stessa cosa, sembrerebbe identificare un momento dove potrebbe lasciare qualcosina sul mercato. Perché? Perché lo Swiss ha dato tanta debolezza negli ultimi mesi, negli ultimi 2-3 mesi, ha dato tanta debolezza dopo un 2023 forte e ha dato su tutti i grafici questo rally molto importante, ha lasciato primo fattore della coppia fare questo rally, ci starebbe un'idea di correzione, anche perché pensare che nel lungo termine il franco svizzero si indebolisca eccessivamente è da persone, da chi non conosce i mercati, da chi non ha neanche idea di quello che è il franco svizzero sui mercati. I miei trade, io sono ancora short sul dollaro yen, ieri sono entrato manualmente oltre che con l'algoritmo, lo stop è un pochettino più sopra 153,2. Per il momento non c'è nessuna idea di inversione, non c'è nessuna idea di debolezza, naturalmente è arrivato a prezzi di interesse molto importante. Altri grafici poi ne parleremo con calma, perché è un indice, come sapete, per noi importante anche per leggere i mercati. Altri grafici che sto seguendo sono i grafici con la sterlina. Prima dei ragazzi hanno parlato di Australia Yen, io vi faccio vedere anche sterlina Yen. Forse questo è un falso massimo, è andato a sfidare di nuovo i massimi precedenti con barre grigie. Attenzione, ormai è cotto, ma questo era un Marubozu Daily di valenza giapponese, perfezione, code piccole, livelli di chiusura uguali. Questa per me sono le colora tutte e due verdi, ma in realtà, se avessimo le candele giapponesi, la prima sarebbe verde e la seconda rossa. Questa conformazione, quando si trova in alto, si chiama Marubozu, ovvero segnale di inversione. L'ha pagata per un giorno, poi non l'ha fatto più, ma non l'ha neanche invalidato. Ricordiamo che questo di solito però paga subito. Conferma, ragazzi, che è un mercato in attesa, un mercato che attende cosa? Un catalizzatore. Forse il catalizzatore è la valuta del sollevante. È tutto da vedere, tutto da vedere. Altro grafico con la stellina che chiamo all'appello è la stellina Canadian. Anche qui stessa cosa, va a sfidare di nuovo i massimi per la prima volta, 1, 2, 3, 4 massimi per la prima volta su questi prezzi senza fare barre colorate. Attenzione, perché anche qui la stellina potrebbe dare debolezza. Lo sto seguendo con attenzione, sto cercando segnali sui time frame bassi. E per chiudere, in ultimis, non so se ne abbiamo già parlato, ripetendo, la sterlina dollaro, che proprio in questo momento sta tentando il breakdown importante, un prezzo che l'ultima volta ha toccato solamente a dicembre, anzi a novembre 2023. Quindi dollaro continua ad essere forte dopo una giornata di estrema forza di ieri, oggi neanche si guarda indietro, e poi attenzione al franco svizzero, e poi naturalmente sorvegliato speciale che ma ancora non pervenuto lo yen. E su questo io do la parola a Giovanni, se ci vuole aggiornare un attimino, se ha qualche notizia in più
dal sollevante oppure da qualche dichiarazione di quelle che a noi interessano, ragazzi, perché noi non parliamo degli analisti né parliamo degli istituzionali, ma quello che ci interessa sono quelli che muovono i mercati, ovvero i banchieri centrali e i funzionari delle banche centrali. Ti lascio la parola, Giovanni, se ci vuoi dare un'infarinatura su quello Sì. che è stata la serata di ieri in America e la mattinata oggi in Asia, così vediamo di farci un'idea per la giornata. Quando vuoi, parola a te. Perfetto. Allora, beh, ieri abbiamo visto negli Stati Uniti diciamo un colpo di reni dell'azionario veramente bello, soprattutto sul Nasdaq, che voglio dire, ha recuperato tantissimo, un po' diciamo più in attesa il Dow Jones con l'S&P che ha fatto qualcosa, ma il performer di ieri è stato sicuramente il Nasdaq. Non ha seguito il Germany ieri, però stamattina sta reagendo, ma era anche diciamo naturale nel pomeriggio, insomma. È stato un po' incerto tutta la giornata e ha fatto anche dei minimi, per cui ci sta, ci sta. E oggi potrebbe insomma dare dei buoni risultati, secondo me, il DAX. E ovviamente c'è forza di dollaro, questo fuori in discussione, è una forza intrinseca dovuta alla salute dell'economia, per cui c'è poco alla salute dell'economia, nonostante i tassi alti, per cui è una moneta ben pagata in un'economia che non dà segni di cedimento, resiste all'inflazione e ai tassi elevati. Ovviamente non si, in un contesto del genere, il dollaro, il biglietto verde non può essere che strong essendo poi la moneta di riferimento per la quotazione della maggior parte, cioè di tutte le materie prime, questo dovrebbe riflettersi in maniera negativa sulle quotazioni. Per l'oro e per il petrolio vediamo che così non è. Ci sono diversi motivi. L'ultimo che si è aggiunto, oltre alla faccenda dell'OPEC, è il rischio che si sta correndo in Medio Oriente con la possibile offensiva da parte dell'Iran nei confronti di Israele, che ovviamente causerebbe una destabilizzazione di tutta l'area e Giovanni, quindi. Ok. scusa se ti interrompo, queste sono considerazioni che poi magari seguiamo dopo, quando i Sì, mercati. Ti certo. volevo chiedere se ci sapevi dire qualcosa, se ci potevi ripetere qualcosa del discorso ieri della Lagarde, e poi non sono speculazioni, ma sono informazioni importanti. Ieri non so esattamente cosa hanno detto, ma mi pare che ieri sera hanno parlato due o tre membri della Fed. Non so se hai le trascrizioni o sai. No, no, so che cosa è stato detto e ci sono. Intanto, scusa, Prego. trade bearish short sul DAX. Intanto andiamo a vedere qui che resiste sembra proprio resistere su questa, almeno per il momento, su questa trend line. Ricordo che in apertura, la prima ad entrare, il mazzo di fiori della giornata, se permetti, lo diamo a Samantha perché è stata la prima ad entrare sul DAX in momenti non sospetti. E sembrerebbe per il momento voler oscillare. Vediamo se andrà a prendere il GP, se il mio GP funziona ancora una volta. Scusa Giovanni, ti ho interrotto solo No, per no, il prego, trade prego, c'è nessun problema. portare l'occhio sul DAX. Dicevi, scusa. Allora, andiamo con ordine. Ieri abbiamo avuto, dunque, la Lagarde non ha sostanzialmente detto nulla di particolarmente nuovo, ha confermato la possibilità di un taglio dei tassi o quantomeno di un pensiero molto concentrato su questa eventualità a giugno, quando si avranno anche ulteriori dati sull'inflazione
che se confermata al ribasso indurrebbe la banca centrale a fare ad iniziare diciamo la stagione dei tagli. Peraltro a queste considerazioni della Lagarde stanno facendo seguito delle dichiarazioni, in particolare di Mueller questa mattina, membro del board della BCE, che ha detto che questo è il momento per sganciare la BCE dalla Fed in fatto di decisioni di politica economica, nel senso che potrebbe succedere, e io credo che sarà così onestamente, che la BCE inizi a tagliare i tassi prima della Fed per una serie di motivi. Allora, l'inflazione in Europa è più contenuta, c'è debolezza economica, per cui è possibile che questo avvenga. D'altra parte è esattamente il contrario e non credo che la Fed sia nelle condizioni di poter tagliare i tassi. Per quello che riguarda il Sollevante, continuano a uscire dichiarazioni da parte degli esponenti, dei responsabili, diciamo così, dell'andamento delle quotazioni dello yen. In particolare questa notte è intervenuto di nuovo Suzuki, che ha sostanzialmente ribadito che la debolezza dello yen a questi livelli è negativa, non rispecchia i fondamentali, non è gradita, e lui sta osservando ovviamente la situazione in maniera ravvicinata, in contatto. L'unica cosa, ecco, che ha detto in più, quindi possiamo considerarla una novità, è che è in contatto continuo con Kanda, che è il responsabile della diplomazia valutaria. L'aver aggiunto questa puntualizzazione non so che cosa possa voler dire. Comunque continuano sulle stesse dichiarazioni. Però il mercato non reagisce. Non agiscono. Il mercato per il momento, o meglio, il mercato per il momento è grosso modo resta lì dov'è. Però possiamo dire che anche questo movimento dello yen, questo non è una cosa naturale, ragazzi. Lo yen che segue la forza del dollaro, vediamo qua ad esempio oggi, anche questo può essere considerato in un certo senso una reazione o almeno un'azione sul mercato, perché sappiamo che i due possono essere forti, possono essere chiamati come vogliamo, ma non sono assolutamente correlati in nessuna maniera. Quindi è un movimento un po' particolare che, ora non ce l'ho qui, però che praticamente è seguito anche ieri. Sembra che il Giappone trattenga. Sì, che segue il dollaro, è seguito anche ieri. Cioè, ieri l'abbiamo commentato, era il momento nel quale, l'altro ieri il dollaro è stato debole, il Giappone, lo yen poteva approfittare, non l'ha fatto. Ieri anche si è ancorato, guardate come, qua dovete guardare, la linea gialla e la linea blu, come si sono seguite, il rialzo ha seguito il rialzo, il ribasso ha seguito il ribasso. Oggi la stessa cosa, per chi studia un pochettino i grafici come me, la stessa cosa anche nelle live, l'abbiamo vista a settembre 2023, poi sappiamo cosa è successo. Però, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che, ragazzi, non è che la Bank of Japan, sì, sta facendo le dichiarazioni, però stanno anche guardando il monitor, diciamo in maniera un po' più intensa anche di noi, no Giovanni? Quindi lo stanno sicuramente tenendo d'occhio. Ma anche sicuramente con una strategia che noi probabilmente a noi non è dato di sapere in questo momento, quindi queste dichiarazioni continuano a farle proprio perché secondo me potrebbero avere in mente un intervento anche massiccio, e quindi io sono ancora dell'idea e resto dell'idea che ovviamente a queste dichiarazioni seguirà un'azione, non sappiamo quando, potrebbe anche essere, visto che lo stanno dicendo, là nel tempo, perché non è detto che sia imminente,
però ecco, questo mi fa stare in allerta nei confronti dello yen, soprattutto con il momento dollaro. È un momento direi molto particolare, perché, in generale. Sì. Perché tanto, voglio dire, qualcosa accadrà di sicuro, ma non qualcosa di correttivo come siamo abituati a vedere. Secondo me sarà veramente insomma importante, però insomma stiamo a vedere, perché io sono di quell'idea, come te del resto da parecchio tempo, ancora diciamo il mercato non ha risposto, ma resto convinto di questo fatto. Diciamo così, abbiamo gli azionari sui massimi, il dollaro sì, sui massimi, sui massimi. Lo yen sui minimi. Lo yen sì, tra tutti questi... Sui minimi del 90. Sui minimi del 90. Tra tutti questi, diciamo, l'asset che più di dal quale più di tutti ci aspettiamo un'entrata sul mercato, un movimento un po' particolare, un po' asincrono rispetto alla tranquillità del periodo recente, è un po' proprio lo yen, no? Che nell'ultimo periodo è stato completamente fuori dal mercato, è stato debole. Diciamo che la Bank of Japan ha ripetuto che vuole uno yen più forte. Non c'è riuscita con solo il rialzo dei tassi, non c'è riuscita con le dichiarazioni. Le domande che ci facciamo sono due: e adesso cosa faranno? E numero due, esatto, e quando? A entrambe, esatto, le risposte, naturalmente, ragazzi, non c'è, a entrambe le domande non c'è risposta, ma sono le domande che abbiamo sempre in mente. Quello che diciamo è veramente particolarmente strano, inusuale, mai sentito prima, è questo inseguirsi di dichiarazioni giornaliere. È strano che oggi abbia parlato solo Suzuki. Di solito sono in due o tre a intervenire, quindi queste dichiarazioni si stanno susseguendo giornalmente, quotidianamente, per cui è veramente Molto spesso è più veloce ad intervenire. Qualche anno fa invece era più veloce Kawasaki. Diciamo che si, le due cose sono, cambiano di un pochettino, dipende da come le mettono a punto. Però veramente è un fiume di dichiarazioni che io non ho mai... Allora, leggiamo un po' di condivisioni, magari qualcuno ne sa più di noi o ha letto qualcosa di diverso. Stefano, buongiorno, scrive: volumi DAX in sell o buy, dove li vedete? Per il momento sembra reagire, ha detto prima ci sono dei nodi volumetrici, Francesco ce l'ha dati prima. Ettore scrive: a breve deve uscire. A breve deve uscire. The wife, cioè da colpa alla moglie. Vabbè, siamo tutti bravi a dare colpa alla moglie. Ieri ho fatto un loss, mia moglie mi è venuta qua a rompere le scatole proprio nel momento che stavo tradando. Ettore, manualmente i bot, manualmente. Mana positiva, manualmente. I bot invece non ne voglio sapere, dovrò continuare a mano. I bot nel senso di algoritmi, va bene. Short sul DAX da questa notte, 50 punti sul Nikkei, grande Peter, ha preso l'unico short della giornata, delle 24 ore praticamente. Peter scrive: se fai click sul currency strength puoi eliminare. Sì, lo sappiamo, l'abbiamo fatto ogni tanto, grazie per assolutamente. Samantha scrive: forza su dollaro, euro venduto e borse up. Mi sono persa qualcosa? Assolutamente no. Hai fatto in due parole, hai detto quello che sta succedendo sui mercati. Stefano scrive: i Jap li vedrai a maggio, altra previsione. Pippo che ci saluta e saluta in particolare Giovanni e vorrebbe leggere, non so se l'ha letta, ma Pippo Giovanni ti vorrebbe come governatore della Biocina. Un abbraccio caloroso a Pippo, che ieri mi sono riletto i messaggi in chat, eccetera, avevo sorvolato qualche suo messaggio, e un abbraccio affettuoso a Pippo da parte mia, perché ieri ci ha fatto delle confidenze che alla fine della chat poi mi sono riletto e mi hanno mosso. Cresi scrive: tutto gonfiato in America. Yes. Oggi a pranzo spaghetti con le vongole, beato te. Quando si pranzo noi scherziamo, ma quando ci sono i mercati, ragazzi, si va proprio leggeri. Tony scrive: oggi per noi dieta, bravo, esatto.
Roberto, sto provando gli spreads in demo con le cripto e devo dire che gli scappi 5 minuti funzionano e come? Tutto funziona per 5 minuti, scusa la battuta Roberto, però è così, per 5 minuti tutto funziona, Noi anche io, cioè per 5, quasi 5 minuti. con tutta la pausa sigaretta, però Con la pausa anche sigaretta dura 4 e minuti. anche il whisky da James Bond. Scusate la battuta ragazzi, la giornata è decisamente importante. E stemperarla ci sta con qualche battuta. Confermo quello che ha scritto, quello che ha sintetizzato in due righe. Samantha, forza del dollaro, euro più che l'euro leggero, forza del dollaro e mercati up. Poco altro da no, anche la debolezza del dollaro dell'euro. Brava, dollaro più forte, euro più debole di tutti. Samantha, grazie per l'intervento. Uno statement, come si dice, una, come si traduce statement in italiano? Una dichiarazione certificata, Samantha. Una grande, grande partecipante di questa chat. Trattate bene le mogli, scrive Pippo. Io rimpiango la mia tutti i giorni. Un abbraccio, Pippo. Io rimpiango pure che la mia ancora. Vabbè, no, volevo dire. Che l'ho sposata, anch'io No, rimpiango. ricordo tutti i giorni il giorno che ho deciso di. Immagino. No, scherzo. Importante vedere ragazzi perché sì, è vero, dollaro debole, dollaro forte, euro debole e su questo c'è poco da aggiungere, difficile avere una reazione qui per vedere perché stanno facendo breakdown, per vedere quello che succede, noi stiamo guardando il dollaro yen e naturalmente il DAX che potrebbero dare un'idea di qualcosa di diverso. Tutto da vedere, per il momento il mercato è assolutamente unidirezionale, basti guardare lo spreadex che ci fa vedere l'euro il più venduto con 500 punti base di spread contro lo yen, 500 contro il dollaro, ha lasciato 500 dollari già oggi, 500 punti contro il dollaro, l'euro ragazzi, e sopra cosa abbiamo? Il dollaro, dollaro CAD, dollaro yen, non grandi spread che ci fanno pensare, però molto molto importante. Ok? E spreadex, Roberto, sì, ma vedrai adesso lo spreadex come lo integro con dei grafici a fianco e vedrai come leggo io grafici e spreadex. Sto mettendo appunto l'indicatore perché io già lo sto usando da diverso tempo in maniera che sia presentabile in maniera grafica, poi ve lo darò. Vedrai come funziona lo spreadex. Con quello con l'indicatore di forza non è un currency strength a fianco, è un indicatore di forza relativa basato sull'RSI. Però ragazzi, l'RSI è un indicatore vecchio ma molto spesso usato in maniera sbagliata. L'RSI si deve usare solamente sulla forza, non esistono aree di ipervenduto, non esistono aree di ipercomprato. Tutti cercano l'inversione sull'ipercomprato, l'ipervenduto. Se si usa, non esistono aree di cross. Quando sale dal 49 al 51, si lavora sulla forza, proprio come il currency strength. Noi lo abbiamo ed è quello sul quale abbiamo fatto il trade del dollaro della sterla yen qualche giorno fa, sulla quale abbiamo portato a casa 60 pip, proprio usando questo. Le ragazze che tradano hanno anche un certo fascino e lo sottoscrivo, un po' come i piloti di Formula 1 hanno un fascino veramente particolare perché ci battono, ragazzi, ci battono, come avere, non Come un c'è po' niente gli da fare. chef che hanno un fascino, I chef hanno un guarda che fascino, Cannavacciuolo, guarda. beh, Cannavacciuolo è più che un fascino, è un personaggio particolare. Ma sai cos'è secondo me? Imparano a soffrire prima e hanno per natura e al tempo stesso sono più determinate e non sono, diciamo, anche a livello psicologico sono più forti. Cioè Assolutamente. sta tutto lì, cioè avere l'impostazione, l'ordine, Si sanno gestire meglio. dicono ok, io ho questa idea, la mantengo, Sì. costi quel che costi. Cioè non me ne frega, cioè Entro quando noi qua, esco diciamo là e poi entro là, esco là. non hanno lo, lo la
come si dice, l'avidità, anche l'avidità nel senso, sì. Ora non apro, tipo devo aprire per forza perché non ho fatto un trade, non vedo niente, non hanno il coinvolgimento emotivo che abbiamo noi, quindi sono più fredde, e la freddezza, ragazzi, sui mercati è un grande vantaggio, sì, è un grande vantaggio. È un po' quando decidono di litigare con noi e non sappiamo il perché, lo stesso concetto però all'inverso. Vai a sfidarle quando decidono di sfidare. Io applico, sai che cosa? La tecnica dell'orso. Cioè? Vai letargo, va via. No, esattamente, scappo, faccio come si fa quando si incontra un orso. Ti devi fingere morto se non vuoi. Ah, non fai l'orso te, fai il coniglio. No, io faccio... No, io invece ho una tecnica tutta mia. Quando mia moglie mi mette seduto e mi inizia a fare una ramanzina di un'ora, io ascolto. Però applico la tecnica della metempsicosi, cioè il corpo in un posto, la mente a migliaia di chilometri di distanza. Lei purtroppo una volta gliel'ho detto, se ne accorge e mi dice: non mi stai ascoltando. E allora dico io una bella tecnica: quando lei inizia a urlare, a fare, tu prendi un bel frullatore, lo accendi a massimo e fai finta di ascoltare, e la guardi, intanto non senti perché c'è il frullatore acceso e lei parla. Però andare in astrale come Stefano è un level up. Il problema doppiarsi è un level up. Sì, è come avere il dono dell'ubiquità. Però, esatto. Però devo dire che alla lunga se ne accorge, perché vede che i miei occhi la guardano, ma non sono presenti. È l'unico modo da fare. Non posso stare a ascoltare una ramanzina di mezz'ora, non ce la farei emotivamente. Comunque, però se ne accorge. L'alcol risolve sempre tutto. Cioè? Basta aprire una birra, un prosecco e... Ah, beh, certo. Sì. Moglie, com'è? Botte piene. Ragazzi, scusate, ragazzi, non è... naturalmente sono battute da... Del venerdì. È autodifesa questa. Poi anche venerdì. Anche venerdì. E oggi ci dobbiamo fare una cosa. Cosa dobbiamo fare oggi, chef? La mandiamo subito. Cosa facciamo? Dobbiamo mandare il sondaggio. Prima del sondaggio siamo quasi in 90, ma vedo 32 like. No, abbiamo allora, fatto anche il sondaggio. Discorso sulle mogli, sulle donne. No, metti la signora in giallo. Aspetta, metti Thelma e Louise, il film Thelma e Louise. Ah, ancora peggio, madonna. Facciamogli vedere quello, visto che non ci danno i like. Visto che facciamo i trader, mettiamo terra amara, visto che no, ho terra bruciata. No, 32 like, siamo quasi in 90. Forza ragazzi con i like. Siete trader o no? Ricordatevi, come dice un nostro amico, peggio, che non ci dite quello, visto che non ci danno i like. Visto che facciamo i trader, oddio, mettiamo terra amara. Doppio audio, colpa mia. Ragazzi, come dice un trader simpaticissimo, che apprezzo e che condivide con noi anche la strategia lunare nel trading, ricordatevi che chi non dà un like non è un trader ed è a rischio di stop. Forza quei like, ragazzi, li vogliamo adesso. E intanto lo chef... Vogliamo sapere anche come è andata la settimana. Sì. Chef, facciamo il sondaggino che facciamo ogni venerdì. Mi tolgo le cuffie che sento. E appunto il sondaggio è: come è andata la settimana di trading fino ad ora, insomma, fino a venerdì mattina. Abbiamo tre opzioni: positiva, più o meno in pari, e negativa l'altra, giusto? Sì, negativa. Il voto, come al solito, come ogni venerdì, come ripetiamo, è sempre l'anonimato, quindi potete votare tranquillamente, che non sappiamo nulla di nuovo. Di via le votazioni, voti anonimi, però ci interessa saperlo, perché poi lo mettiamo a confronto con le letture che abbiamo avuto nelle scorse settimane e vi diciamo qual è il rapporto in generale. La scorsa settimana abbiamo avuto una buona lettura, solo il 20% ha dichiarato di aver perso denaro tra chi ha voluto votare. Io non voto, noi non votiamo qui. Oggi, questa settimana ho fatto pochi trade, però sono in positivo. Le settimane scorse sono andate molto bene. Voti sono vostri, vogliamo sapere, per capire quanto è utile fare trading, se per confermare che è utile fare trading insieme. E naturalmente l'idea è proprio quella di aiutarci insieme ad evitare i tentativi, le entrate, i trade che sono quelli fatti sul nervosismo, che sono quelli che costano. Ragazzi,
Fare trading insieme aiuta perché ci permette di stare più attenti ai mercati, di condividere quello che vediamo, sì, di trovare delle nuove opportunità, ma anche di trattenersi. Perché ragazzi, io sono il primo a dire, e voglio una conferma da voi, se devo, io mi ricordo i grandi loss della mia vita che ho fatto e tutti i loss che ho fatto non posso dar colpa a nessun altro se non a me. Quindi miei errori. Assolutamente Gestione vero. personale, miei errori di ansia, miei errori di non accettare perdite e non certamente al mercato e neanche alla mia strategia. Sono nei momenti nei quali perdi conoscenza, non applichi neanche la tua strategia o il tuo trading plan. Ecco, allora nella trading room ci aiuta un pochettino a evitare di metterci in queste condizioni, no? Quindi forza col voto, il voto è assolutamente anonimo. Forza con i like, perché sennò vi mettiamo Thelma Sembra e Louise, bellissimo film, una comunità di recupero, sembra la trading room, dove tutti quelli che non vogliono Speriamo di no. sbagliare ci Speriamo di sediamo in no. cerchio e raccontiamo le nostre. Speriamo che non diventa, però siamo tutti Eh? ex tossico gamblers. Cioè, perché ragazzi, non c'è un trader che inizia nel positivo. Deve, qualsiasi sia l'estrazione del trader, qualsiasi sia l'educazione del trader, qualsiasi sia l'intelligenza del trader, vabbè, ok, ci può essere qualche eccezione in quel caso, serve Sì, un ma è minimo. dovuto al fattore C solitamente. All'inizio è quello che ti Sì. frega, Io perché poi è quello che ti frega, come ce l'ho solo all'inizio. quando entri al Sì. casinò e giochi la prima volta e vinci, sei fregato per tutta la vita, no? Il fattore C ti frega a un certo punto perché pensi di essere particolarmente dotato dalla natura, invece poi a un certo punto il fattore C si ritrae e Noi lo chiamiamo il ti fattore, lasci anche i denti. dipende in che lingua, ma noi lo chiamiamo il fattore Q, con la lettera Q. Però credo che la vitamina sia quella, sia la stessa Eh cosa. sì, più o Quello che ho meno, detto sì. prima. Parliamo del matrimonio, no? Prima del matrimonio il fattore Q, perché tu guardi solo quello, poi dopo. Poi dopo. Quello di questo fattore Q in un modo o nell'altro ti frega sempre. Ragazzi, senza di voi sarebbero giornate molto pesanti. Soprattutto quando il mercato così e stai in attesa di risposte e non vorresti entrare in trade o vorresti che il tuo trade sia pagato, ci sta ogni tanto a stemperare un pochettino, ragazzi, è bellissimo. Io vi ripeto, ho lavorato in trading room dove era tutt'altro che collaborativa, ognuno faceva per sé, non si facevano vedere neanche gli schermi e ogni tanto partiva qualche schermo, qualche mouse, qualche sedia, qualche parolaccia pesante. E non ero neanche in Italia, quindi neanche li capivo, però non era bello. Invece così, non voglio dire che stiamo scherzando, stiamo ridendo, stiamo guardando i grafici, però stemperare un pochino. Questa è la qualità di noi italiani. Ragazzi, quando lavori in Oriente, scordati la gentilezza. Gentilezza uguale debolezza. Non esiste gentilezza, non esiste cortesia. Sì, certo, se sei un cliente, vai a comprare, ti trattano bene, ti fanno il sorrisino e buonanotte. Ma quando invece stai tradando, stai in competizione, eccetera, invece e anche nei paesi europei, perché non ditemi che la Germania è diversa, non ditemi che la Francia ti trattano bene quando lavori. Io ho amici che hanno No, in lavorato in Francia Francia. anche è peggio della In Germania. Francia dice tutti nervosi dalla mattina alla sera, ma che è vita? Invece la cosa bella è che in Italia, anche nei lavori pesanti, anche nei lavori difficili, io ho visto muratori quando mi hanno ristrutturato casa, eccetera, che si ride, si scherza, certo. Nel momento giusto, con la frase giusta, si alleggerisce. E ragazzi, la tensione è un grosso, l'attenzione, l'ansia è un grosso nemico del trader. Assolutamente. Detto questo, diamo un po' di voce in chat, vediamo se hanno condiviso qualcosa di utile con noi. Magari mi sono perso qualche informazione. Cresi scrive: sì, se guadagna più di me, anche meglio così, l'aragosta la può offrire lei al ristorante. Bravo, l'ultima volta che mia moglie mi ha offerto un pasto o un aperitivo. 62. No, c'era il Papa, quello che è Garibaldi. morto, Giovanni Paolo, Ah, ma no, certo. Ah, quello polacco, quello che è durato 33 giorni. Manawa scrive: è vero, le donne non hanno rimpianti o rimorsi quando perdono il trade, esattamente come quando lasciano un padre. Ragazzi, qua,
adesso ora abbiamo, c'è posta per te. Non cambiamo cacciamo il le nome ragazze. del gruppo. Abbiamo resumato, dobbiamo resumare Alberto Castagna. Ecco, strano amore, adesso iniziamo a. Oggi sono d'accordo con voi sulle donne. Dopo la battuta di qualche giorno fa sul DT di mia moglie, ho rischiato di restare senza cena. Ah, e vabbè, una cena che sapessi quanto ne salto io. L'altra sera mi sono addormentato sul divano dopo una giornata di 12 ore e dicevo, beh, mi sveglierà per mangiare. Mi sono svegliato alle 11 In garage e sono si andato a è messo dormire. in garage. No, era Ah, tutto no, spento, sono andato a dormire. Pippo, top, spero il tuo sogno sia vero. Io spero che, ragazzi, il miglior augurio che si può fare a una persona o a un ragazzo è proprio quello, che almeno un tuo sogno, almeno un tuo obiettivo nella vita sia vero. Io sto vivendo da anni un sogno perché da quando avevo 15 anni ho visto il film Wall Street con Michael Douglas e mio padre lavorava, ripeto, nel settore, mi ha messo davanti al monitor, allora c'era la teleborsa. Il mio sogno è sempre stato quello di lavorare, di fare il trader, di vivere di trading. È stato un lunghissimo percorso, poco con i primi anni molto difficili, molte perdite, errori. Gli errori che ho commesso quali sono? Non guardare i mercati e fidarsi dei corsi, corsaioli, corsisti e dei libri. Mentre invece, se tu ti metti a guardare i mercati, tiri fuori delle tue conclusioni, fai dei backtest. Percorso si diminuisce, non dico che è più facile, è meno complicato. Il problema è sempre, il rischio è sempre quello di entrare nelle sette di pensiero delle scuole di trading dalle quali non ne esci più, non ne esci più. Ragazzi, sono delle vere e proprie sette, permettetemi di dirlo, ma non sto parlando di questi quattro che stanno a fare pubblicità su YouTube, che ogni 2 o 3 anni cambiano e ne vengono di altri. Sto parlando proprio di quelli conosciuti, di quelli famosi, che sono sicuramente delle strategie utili, però troppo usate universalmente. Quando pagano, pagano poco. Il fatto è che se tu entri, per esempio, Giovanni conosce benissimo Wyckoff, va benissimo, fa senso, mi piace, è giusto, a parte che è molto interpretabile, è più interpretabile del Talmud, per dire. Però quando fai. Quando entri in una scuola come quella, stai tutta la vita, rimarrai tutta la vita partendo da quei concetti. Mentre invece il mercato lo devi studiare, lo devi capire e magari trovi dei comportamenti, non dico che gli altri non hanno notato, ma che sono più congeniali per il tuo modo di far trading. Questo è il consiglio che do. Io spendo dalle 6, minimo 6 ore a settimana a fare backtest, sì, con l'algoritmo, con gli indicatori, eccetera, proprio per verificare queste percentuali, le percentuali di successo negli ultimi trade e mettere a punto la mia strategia, il mio atteggiamento sul mercato. Questo è il miglior consiglio che vi posso dare, ragazzi. Ok, un libro, due, ma poi fate tanti backtest, guardate i grafici, ma anche partendo da zero, cioè metteteli come volete voi e tirate delle co vostre conclusioni. Trovate dei comportamenti ripetitivi o nel lungo periodo sui quali potete far trading. Chance sono che create una vostra strategia veramente unica e che funziona perché non è conosciuta. Questo è il miglior consiglio che posso dare. Mi sono anche allungato un po' troppo. Stefano, Prego, posso dare vai. io? Mi ha aiutato molto l'arte della guerra, Sun Ah, Tzu. beh, bellissimo. Magari anche libri sulla psicologia, molto più rispetto magari a analisi tecniche, che magari per l'amor di Dio, una lettura, cioè anche per capire, fa sempre bene Guarda, qualsiasi se libro di parli di tipo. libri anni 80 te ne do un altro, che è un must, che è un libro che si legge in 15 minuti. Si chiama il One Minute Manager e spiega come gestire gli altri, ma in realtà gestire se stessi, in un minuto. Cioè, tu ti puoi incazzare per un minuto, ti puoi fare i complimenti per un minuto, e poi il resto è business as usual. Bisogna leggerlo, bisogna leggerlo. Sun Tzu, certo, Sun Tzu è. Per un minuto? Cosa? Ti puoi incazzare per un Sì, minuto? è vero. No, Stavo no, proprio pensando così. quando litigo Com'era? a One casa. minute o 5 minute? No, penso che era il 5 minute manager. Mi sono sbagliato, ragazzi. Sì, No, no, dice.
C'è The One Minute perché no, sta guardando no, ora no, su no. internet. Non mi ricordo. The New Minute No, no, Manager, no, no, Ken no. Blanchard. Sì, lo scrittore è quello, però è edizioni anni 80, la prima edizione, è solo il primo vale. Non mi ricordo se era il 5 Minute Manager o lo 1 Minute, credo sia il 5 Minute Manager. Ok, Anni ora me lo 80, ora. copertina bianca con un cerchio rosso al centro. Ok. Vediamo le vostre condivisioni, ragazzi. Roberto scrive: fate presto a parlare voi. Fate presto a parlare voi. Mia moglie ha due braccia che ogni volta che tira il freno a mano devo andare dal meccanico a ripararlo. Madonna. Ieri non chiede, lei non chiede, ordina. Roberto, una Un po' bellissima cosa. inquietante però, Com'è? no? È un po' inquietante sto messaggio di Roberto. Inizio spread trading, New Zealand Canadian contro New Zealand Buck. Questo è uno spread, signor Christian, perché i due sono altamente correlati, non solo per il New Zealand, ma il Canadian dollar. Non l'ho visto, però complimenti, stai sulla strada giusta, hai trovato una correlazione. Qui si scrive, poi se vivi a Roma, scendi a Trastevere, te mangi una bella, e alla fine finiamo sempre là. A Sono Taralucce d'accordo. vino, No, a ma Taralucce, quella la fate voi, a cioè. noi ci basta una carbonara, un vino dei Castelli. E poi Roma diventa tutta in fiore, diventa colorata. Una passeggiata sul Lungotevere. Bravo Crisi, sei della mia città, la città che amo. E negli anni che vivevo lì, i primi anni 2000, ricordo dalle 9 di sera in poi, era una città stupenda. Oggi mi dicono qualcosa è cambiato. Era una città che ti abbracciava, una città che avevi mille possibilità. Andavi a Campo dei Fiori. Ho imparato le lingue io andando a Campo dei Fiori la sera. Perché là, a un certo punto sono tutte tavolate, tutti stranieri. Ho conosciuto, penso, ho parlato con delle ragazze iraniane. Ti sembrava chef Giovanni che non parlava con le ragazze? Normale. Che devo fare? Conosci gente di tutto il mondo e allora pratichi lo spagnolo, il portoghese. Se fai il linguistico, vuoi mettere a punto le lingue, la sera devi andare a Campo dei Fiori a Roma. Almeno una volta, oggi non so se è così. Spero che sia così. Anch'io a Napoli andavo a imparare un sacco di lingue sulla strada, una strada un po' nascosta. Tutte le lingue che c'erano, tutte Sì. le persone straniere, ma tipo gli indiani, i pakistani. So che dopo mi sono reso conto che era una zona un po' cattiva, un po' brutta. Gian Long Dax. Stava. Sì, qualche minuto fa l'ha scritto, è vero? KTH scrive. Ok, lo leggo. È vero, poi la strategia cambia dalla psicologia della persona. Io ed un mio amico usiamo la stessa strategia, ma ho dovuto cambiarla leggermente perché psicologicamente siamo diversi. Grazie al backtesting l'ho capito. Assolutamente d'accordo, ragazzi. Se due trader fanno gli stessi trade, vuol dire che è inutile collaborare. Fanno la stessa strategia identica, è inutile collaborare. Ognuno deve trovare un pochino una sua strada. Io ho tradato con tante persone, conosco tante persone di successo, non ne conosco due che fanno esattamente la stessa strategia. Come si dice, se siamo sempre d'accordo, uno di due è inutile, no? Simone scrive: grande parole Stefano, io ormai da mesi ho elaborato un paio di strategie sul DJ strettamente personali che mi permettono di portare la pagnotta a casa e continua così. Continua così e ottimizza vedrai che se sono tu le potrai leggermente ottimizzare, ma più che ottimizzare, adeguare al momento, perché c'è il momento che il DJ è laterale, cioè il momento che il DJ parte, il resto è tutto un piccolo adeguamento. Lo Zen è la via del trader samurai. Bushido. Crazy. Grazie. Grazie. No, ma carbonara non si batte. Poi è l'unico piatto che so cucinare. Io non so cucinare niente. Lo chef può confermare. Tra l'altro mi riprende pure un pochino. Mi ha spiegato, sì, l'uovo crudo sì, ma prima disinfettalo. Cioè prima, mi ha detto 30 secondi nell'acqua bollente. E vai con l'uovo crudo perché il pericolo è la buccia, no? La buccia dell'uovo. Però è l'unica cosa che so fare: pecorino romano e prendo quello a pezzo. Ho trovato dove trovarlo anche da queste parti qui. E poi, naturalmente, guanciale tagliato a fette da me. Non... Vabbè, dai, ma abbiamo prosciutto smesso, mi è venuta la fame. d'oro. No, è l'unica cosa che so fare. Pensate che quando stavo a Roma non la mangiavo mai. Oggi ogni tanto, dai.
Tre maestro in high no, massimo H1 dollaro. H1 in, ah, H1 scusa H1 massimo dollaro yen, finalmente in candela grigia. Bravo Pippo, ci ha portato il punto, è da ieri che lo sto tradando. Vediamo, potrebbe essere anche nulla, perché però è vero, un altro massimo con barre non colorate. Mi dà idea però che questa forza del dollaro ha bisogno di ben altro. Devono abbattere il dollaro con fucile per elefanti, ma non ci riescono. Oggi rimarrà tutta la giornata del dollaro. Top, sondaggio scrive della BCE. Vai. Taglia le prospettive di crescita del PIL per il 2024 allo 0,5 contro una previsione dello 0,6. Parliamo di niente. E aumenta quelle dell'anno dopo, dai, è sempre la stessa per storia. Per il 2025 aumenta, esatto. È la stessa storia, 4, da vent'anni. Sì. Da una parte toglie, dall'altra mette. Me l'immaginavo. Subito andiamo male, ma vedrete che domani andrà meglio. È la stessa storia. Questo l'ho esattamente detto. La Lagarde deve aver fatto le scuole in Italia, dai politici italiani. No, questo è un sondaggio, quindi viene fuori da interviste su aziende. No, è un sondaggio fra, diciamo, gli osservatori di mercato, okay, fra i previsori, il Mago Telma, questa gente qua. Insomma. Ah, sì, che sono 40 anni, ragazzi, il Mago Telma dagli anni 80 che ci rompeva le scatole in televisione, ancora in giro, scrive pure qua ogni tanto. Peccato che nel sogno mi hanno detto il giorno dell'intervento della Bank of J, della BOJ. Comunque non saperne leggere né scrivere, appena sveglio ho messo sell stop su dollar yen ed euro yen. Grande top, vai così. No, non si può augurare una bomba atomica, già ce l'hanno avuta, poverini, ma che ne so, una diarrea di massa in Giappone, che una giornata lavorativa. Così, insomma. Porca miseria. Crazy scrive, questa community è troppo indirizzata sul Forex. Il problema, Crisi, è che più che giusto il fatto è che vediamo tantissimi video che parlano solo di S&P, di DAX, eccetera, e poi naturalmente ognuno ha le proprie predisposizioni. Come avrete capito, io la mia predisposizione è proprio sul forex. Adesso quando verrà Samantha in live, far tutto non è possibile, però benvenuti se qualcuno di voi vuole integrare, e anche Crisi, se vuoi partecipare e parlare alle live e parlare di azionario, di azioni, eccetera, sono tutti contenuti in più. Sei super benvenuto. Io se mi metto a parlare di azionario in questo momento sono scollegato, sono in stato appunto di metempsicosi, sono dall'altra parte del mondo, e quindi parlo dei tools, degli strumenti che ho, come sai sicuramente, lo spiego per chi segue per le prime volte, che si scrive uno switch sull'azionario. Sarebbe bello, guarda, questo si può fare quando ci si organizza e magari c'è un team che parla dell'apertura europea, un team che parla dell'apertura americana. Questo è il mio sogno, non voglio fare il fenomeno, non voglio fare l'istruttore, mi piace fare una in un collaborativa, ma io voglio solo essere quello che l'ha lanciata e non quello che la conduce per sempre. Infatti sto cercando nuovi conduttori, nuovi contenuti, quindi se qualcuno di voi vuole partecipare mi contatti, la mia mail è al di sotto del video, ci parliamo. Crisi dice sarebbe bello fare una cosa del genere. Beh, noi stiamo tendendo a quello, sì, però non siamo certamente i monopolizzatori di queste dirette, anzi no. Se c'è qualche altro specialista su altri, ma magari ben venga. Dicevo, sarebbe bello farlo anche in orario più esteso, solo che abbiamo dei limiti, quindi se magari dopo di noi, che ne so, viene un team di altre tre o quattro persone che parlano solamente, che ne so, in orario della macro, delle 2:30, oppure di altri prodotti dalle 11 in poi, sarebbe il massimo, no? Io continuo a guardarlo, continuo a far trading, perché non c'è nulla che ti fa veramente compagnia nel trading oggi in Italia. CNBC, Bloomberg, anche in italiano, sono delle balle tremende. No, esatto, chi conduce deve essere un trader, nel senso sì, che certo, è inutile fare qua, esatto,
Abbiamo sentito il rumore dell'MT4, della piattaforma che parte quando parliamo. Eh sì. Ah. E secondo, cioè, ci si può arrivare, io sono, da questo punto di vista sono fiducioso, cioè è possibile una cosa del genere? No, io è un invito che continuo a fare e non mi stancherò mai di farlo. Ci interessa stimolare la collaborazione in chat, moderare la chat, perché ho visto altre chat come sono e non mi interessa quello, ma continuo ad invitare. Se qualcuno vuole partecipare o conoscete qualcuno che vuole partecipare, ma non un'ora, anche 10 minuti, 5, anche mandare un contributo audio, video, un'analisi, ci fa piacere, le integrazioni ci fanno piacere, perché sono tutte informazioni che poi noi usiamo, perché io ritengo di essere una persona di aver imparato abbastanza razionalità da saper decidere quale informazione segnale seguire o meno, poi che vadano in positivo non l'ho detto, però so quale scelgo, cioè scelgo e poi sarebbe poi bello magari, come abbiamo detto diverse volte, che come abbiamo trovato Francesco e Giovanni, trovare qualcun altro che ci viene in sostegno, così da passare anche un po' la palla, gestirlo e fare qualche ora in più anche durante l'arco della giornata. Ci sono le sessioni, quelle ci sarebbe tanto da seguire. Il problema è che ci vuole tempo, ci vogliono ore, non è solo PC. Non è umano stare, non possono essere sempre le stesse persone, ci vogliono comunque contenuti nuovi per non annoiare, quindi questo è il nostro interesse. Che facciamo, ragazzi? 10 secondi alla chiusura della votazione, così commentiamo i voti. 10 e 16 ci siamo, non abbiamo estensioni particolari sui mercati. La lettura della revisione al ribasso del PIL dell'Eurozona sta pesando ancora un pochettino di più sull'euro, che in questo momento perde anche contro la sterla e tiene l'euro-dollaro sotto gli 1,068. Collasso dell'euro-dollaro, possiamo dire. Ragazzi, in 72 ore ha perso 2000 punti, più di 2000 punti base. Allora, 10 secondi alla chiusura del sondaggio. Chi non ha votato, voti. Ragazzi, vogliamo sapere com'è andata la settimana di trading fino ad adesso, cioè fino ad ora, non importa nel pomeriggio, solo se è positiva, più o meno in pari, o negativa. 3, 2, 1, votate. Voto anonimo, le votazioni si chiudono e lo chef ci legge il risultato. Prego, chef. Sì, allora, aspetta che non vedo. Com'è andata la settimana di trading finora? Positiva, più o meno in pari, negativa. Abbiamo positiva 53%, più o meno in pari 24%, negativa 22%. Bene, allora, dati sono, li confrontiamo con quelli delle settimane scorse. La settimana scorsa negatività era al 20%. Nelle settimane precedenti, è qualche mese che facciamo questo sondaggio, abbiamo avuto un minimo di negatività del 17%, un massimo la seconda settimana dell'anno, settimana numero 2, che è stata l'ultima mia settimana che ho chiuso in rosso, e abbiamo avuto il massimo del 39% di negatività. Comunque direi, se vogliamo paragonarlo alle prime pagine dei broker, dove scrivono per legge la percentuale dei broker che perdono, e non ho mai visto nessuno che scrive qualcosa sotto al 65-70%, noi possiamo scrivere, chi partecipa in questa chat, il 22% dei trader che partecipano in questa chat perdono denaro. Quindi facciamo questo paragone, e ragazzi, noi neanche votiamo, e sono voti assolutamente anonimi. Se facciamo questo paragone, direi che è un ottimo esercizio e che conferma ogni settimana, anche nelle settimane non facili come questa, che fare trading insieme in trading room sicuramente è utile quantomeno a perdere meno, ragazzi, a fare meno loss, perché negatività 22%, ora mi pare, se non uno su, no, non voglio dire uno su 5, ma solo uno su 4 ha chiuso la settimana in negativo, tra coloro che hanno votato, che poi non posso dire, non sappiamo se sono, principalmente siamo sempre gli stessi, ci sarà qualcuno di nuovo, però più o meno. Io la vedo così, ragazzi, e mi fa piacere un dato del genere, e mi conferma che è una... E un esercizio, questo è il dato più importante della settimana, la macro più importante. Stavo dicendo la stessa roba, stavo dicendo questa è la macro più importante della trading room settimanale.
Samu scrive, per questo magari è una buona idea fare un server Discord in questa community dove si condivide analisi, opinioni, eccetera. Sì, solo che il problema, Samu, è che il server Discord non è live. Io quando faccio trading faccio live trading, non faccio trading sui grafici né di un'ora fa né di 2 ore fa né di quelle che ha postato il genio ieri sera. E quindi devo vedere i grafici al momento. Non ho mai partecipato a nessun server Discord. Sì, curiosamente ho guardato, ho visto, per me non è quella la strada. La strada, anzi, se non facessimo queste live YouTube, faremo sicuramente delle sessioni chiuse in Zoom tra 10-12 trader. Poi dopo il problema è che diventa un gruppo chiuso e che difficilmente ci sono delle entrate nuove, no? Invece così siamo un gruppo aperto e magari c'è qualche entrata nuova, qualcuno che ci dà dei contenuti migliori. No, io non partecipo a nessun altro gruppo o canale che non sia questo canale YouTube, anche perché non ho tempo, tutto rispetto ragazzi, ci sono pure canali interessanti, ma non ho tempo. In più abbiamo il canale WhatsApp, sul quale se volete potete iscrivervi, col quale rimaniamo in contatto dopo le live e di solito, ieri ho pure dato un trade, non voglio dare trade, però ho condiviso un'analisi che mi piaceva molto e dove rimango in contatto, pubblichiamo uno o due messaggi al giorno. Se vi volete iscrivere, vi metto direttamente il link, però cliccatelo da mobile per iscrivervi al gruppo WhatsApp. Siete invitati, è gratis, non si vende nulla, si rimane solamente in contatto. Magari vi arriva qualche informazione in più, come quelle che diamo live, che vi può essere utile per la giornata di trading. Allora, riuscirò. Ricordiamo pure che siamo solo su WhatsApp e su Quello che ho YouTube, detto. quindi Su su nessun altro social. nessun'altra Qualcuno ogni chat. tanto mi scrive: Stefano, c'è un gruppo a tuo nome su Telegram. Sì, Telegram. lo so. Telegram, ragazzi, è il meno qualificante di tutti dei messaggistici. E purtroppo ci sono 3-4 gruppi a nome SFScalper trattino Stefano. Non sono io, non sono io, non sono io. Qualcuno mi ha scritto: Stefano, partecipi ancora nella trading room dove condividevi i segnali? No, ho smesso di partecipare perché le collaborazioni hanno una fine, hanno un inizio, hanno una fine, con tutto il rispetto per tutti e tanti auguri a chi continua a partecipare. Rimaniamo solamente su YouTube e su WhatsApp, questa è la nostra decisione. Cosa ne pensi del cacao? Buono, Ah, buono la buono, mattina. buono, però La mattina e nel beh, ma pure latte. dopo, a qualsiasi ora, buono il cacao, sì. Fa piacere. Nel cappuccino no, non lo Ah, troppo sì. dolce. È meravigliato. È una battuta cripto, è una battuta, non seguiamo le commodities. Non siamo onniscienti. Ogni tanto ci Troviamo provo. anche qualcuno che tratta le commodity, lo invitiamo con noi. Bravo Peter, ha capito la situation. Pesa tanto sul bilancio settimanale il drawdown del ninja. Se non si decide a scendere e continua solo a salire, sarà una bella sberla da incassare. Se sale tanto sì, se sale un po' è solo un po' di drawdown in più. E su questo condivido il portafoglio della prop che stiamo tradando, perché ho detto lo farò tutti i giorni anche per 5 minuti. In questo momento ho iniziato lunedì a 500.000, ho chiuso 3 per 504, con un po' di drawdown del dollaro yen sono a 501, quindi in positivo, però. Naturalmente mi deve, perché il positivo con l'euro dollaro, con l'euro yen, però mi deve pagare. Intanto l'euro dollaro non mi ha chiuso il trade al TP per un niente. Ragazzi, non sapete voi, non mettete, vi do un consiglio: mettete i TP, gli SL mettete dove volete, i TP non li mettete mai su numeri precisi perché stranamente ci deve essere una formula matematica negli algoritmi, eccetera, che si ferma sempre 3 punti base prima. Cioè, non mettetevi mai 1,07300, 1,07500. Mettetevi sempre a numeri dispari, avete molte più possibilità, perché a me è successo un'infinità di volte che non ci arriva per 3 punti base. Non so se anche a qualcuno di voi è successo, dicono Stefano, non ci fai vedere Sì, se niente. voglia. Eccolo qua, 501K. L'obiettivo della trading. Sì, ok, va bene, vi dico qual è quella che ho scelto. Abbiamo scelto, dopo aver analizzato con attenzione tutta una serie di prop, abbiamo scelto questa.
perché secondo noi è la più seria, la più conveniente. Il target è il 6%, lo stop è il 5%, sempre, sia per le challenge sia dopo live. Così cosa vuol dire? Che se sei un trader che riesce a rimanere in positivo, in una maniera o nell'altra ti sai gestire. 1-1, niente 10 a 6, 10 a 4, 10 a 3. Ieri ho visto pure delle offerte, abbiamo visto perché le monitoriamo, delle offerte di una ProFirm 100K a 99 dollari. Sì, però c'hai, quant'era l'otto di target? Oh, mi ricordo, 3 di stop 3 di out. stop out e 6, no, 8, adesso non mi ricordo. 8 di target, cioè 8 di target, 3 di stop out e 3 a 1, ragazzi, se uno deve tradare così. Invece il Non Google esiste. Capital è 6, 5, sempre 6 di target, 5 di stop out. Mi sembra abbastanza diplomatico o democratico, non so. Questa è l'idea. Samu scrive: ovvio, il server Discord non sarà mai al pari della live, però magari chi ha interesse per gli azionari si può parlare. Per il Forex, eccetera, condividendo opinioni sulle macro, nulla in contrario, apritelo, ma io non ci starò, non ho tempo e non è utile, secondo me. Io guardo i mercati in real time e basta. Anche io faccio così con i TP, ben fatto. Fabio scrive: target è 18, 6x3 challenge. Il tuo target è 18. Allora vogliamo dire target 18, però con 5, quindi lo stop out è il 15. È comunque 1-1, perché il tuo target è. Che target vorresti per essere finanziato? Il 5, il 2, il 3, c'è qualcuno che fa meglio? Nessuno fa 1-1, ragazzi. Noi l'abbiamo scelta, comunque abbiamo scelto questa, poi ognuno prenda le sue decisioni. Anzi, vi dico, non fatela, utilizzate i vostri soldi, lasciate perdere, la facciamo noi, la condividiamo noi. Vediamo se riesco a superare anche questo, ho già superato My Forex Fund e è una sfida per me, diciamo, per Eccola. divertirsi. My Bello. Forex Fund e The Fivers sono israeliani e non è facile, assolutamente. Vi faccio vedere qui il certificato. No, non riesco neanche a farlo vedere. Volevo farvi vedere che ho superato per dirvi questa è la mia laurea, perché sono fogli che non valgono niente. Comunque sono stato finanziato da entrambi. Allora, grafico ve l'ho fatto vedere, togliamo perché sennò sembra che facciamo pubblicità. Condivido perché almeno condivido un portafoglio, nessuno li condivide. Mi hanno, i ragazzi che partecipano, che stanno qui con me, mi hanno detto: Stefano, perché non, giusto, mi pare giusto, condividiamo anche un portafoglio. E beh, ragazzi, siamo arrivati alle 10:27, rimaniamo allo stesso punto dell'apertura, più o meno. Dollaro e yen forti, euro debole, azionari che vanno su, poco altro da aggiungere. Gli altri forex, diciamo, come minimo non pervenuti, e su questo, ragazzi, io ho poco altro da aggiungere. Direi che qua ci sta bene una pausa, un piccolo caffè e poi rivedere i grafici alle 11. Do la parola a Giovanni, a Francesco, allo chef, se vogliono intervenire e aggiornare magari su qualche idea o su qualche nuova notizia. Parola a voi, ragazzi. Allora, nel pomeriggio a livello di dati non ci saranno grandi cose. Avremo l'import-export negli Stati Uniti e le analisi dell'Università del Michigan relativa all'inflazione e al sentiment dei consumatori e degli investitori. E diciamo le attese per l'inflazione. E quindi diciamo una giornata scarica di dati, non del tutto, ma insomma questi sono i Carica, dati abbastanza. però comunque c'è il consumer sentiment dove, che potrebbe Sì, essere un certo. appuntamento per la speculazione, però non so se avete notato, Sì. nelle ultime settimane, non so se qualcuno nota queste cose, nelle ultime settimane il venerdì pomeriggio è sempre molto movimentato, a Sì. parte che l'apertura dei mercati americani è sempre l'apertura di Disneyland, nel senso succede sempre qualcosa, però direi che ci possiamo aspettare. Sì, no, io parlavo per oggi rispetto ai dati, sono meno incisivi ovviamente di quelli che abbiamo Assolutamente. avuto anche venerdì scorso abbiamo avuto i non farm, per cui
Sì, è importante il sentiment del Michigan, ma è anche relativo al Michigan, per cui non riguarda tutti gli Stati Uniti. Poi dopo, se avete qualcosa, poi vi lascio la parola adesso, dopo vi devo chiedere una cosa tecnica, velocissima. Prego, prego. Relativamente a WhatsApp, ho capito, no, bisogna aprirlo su mobile, eccetera, quindi non c'è nessun problema, ma come mai solo su mobile e non si riesce a vedere sul PC? Oh, sì. No, tu tranquillamente ti puoi scrivere anche sul PC, però quel link, se lo clicchi sul PC, non ti scrive se hai l'app WhatsApp, ti dovrebbe scrivere. Sì, comunque. Sì, sì, se hai scaricato WhatsApp sul PC, io allora ce l'ho ti va. WhatsApp. Allora ti scrive. Io dico sul mobile. Ma scusa, perché... come si chiama? Ce l'ho qui davanti, faccio subito una prova. E se io sul mobile link. Sono iscritto sul telefonino. E allora ti appare anche sul desktop. Certo. Ti appare anche sul desktop. Perché io invece di scaricare l'app mobile ho scaricato lo vedo sul browser web.whatsapp.com. Ah, ecco. Per non scaricare troppe app sul computer, no? Ah, okay. E io do il consiglio sul telefonino, ti scrive subito. Abbiamo visto sull'app invece. Il link funziona in maniera diversa. Poi... devi cercare il canale e iscriverti. Comunque, se uno si vuole iscrivere è gratis, si iscrive, lo trova il modo per iscriversi. Magari noi, io e te, Giovanni, siamo un po' meno pratici di queste cose. Sì, no, io WhatsApp. Sono proprio imbranato. Per iscriverti al canale, ecco perché noi abbiamo fatto il messaggio un po' a tutti i nostri follower, quelli che abbiamo il numero. Bisogna comunque salvare il numero di telefono sul quale noi abbiamo creato. Bisogna mettere la rubrica, certo. Ok, quindi bisogna metterlo in rubrica. Allora mandatemi un messaggino col numero, perché io non ho il numero. Però tu non sei nel canale. Ti sei iscritto nel canale WhatsApp? Io mi sono iscritto. E allora sei a posto. Allora a posto. No, ma mi sono iscritto con il codice QR, il QR code. Sì, è quello là. Però se tu vuoi ricercare il canale e non entrare tramite QR code o tramite link, devi salvare il nostro numero di telefono. Ecco, io quello non ce l'ho, però bisogna che me lo mandate. Ok, dopo magari sistemiamo. Perfetto. Cosa sta facendo il DAX, Francesco? Sta scontando un poco, ma prima ha avuto perlomeno chi ha fatto il long è stato intelligente nel farlo. Come sono i volumi rispetto all'apertura di ieri? Come sono stati? Allora, vi erano di più, tant'è vero che hai visto quando io ho formato lo short, ho detto sì. Io me ne esco perché ho visto quei volumi. Sì. E io da piattaforma tu non riesci a... cioè, lo puoi fare, però esci pazzo perché poi sono tutti numeri. Capisci che c'è un movimento forte, ma è chiaro che la direzionalità non è che ti dicono dove sono. Che ci può essere un movimento forte, ma non capisci in che direzione. Esatto, sarebbe bellissimo. La strategia sarebbe della monetina. Sarebbe bellissimo saperlo, quindi per me è un segnale ad ora, perché poi col tempo magari lo imparo, capisco un po' di tecnica in più, e mi ha portato a fermarmi ed ecco qui che al grafico a 15 minuti sono tre candele che hanno iniziato a pompare verso su. Adesso sembra che ci sia uno storno, il consiglio che do flat. Comunque l'importante è che ci sono volumi, vuol dire che c'è interesse. Sì. E che possiamo aspettarci una giornata movimentata. Naturalmente l'appuntamento, ragazzi, direi di fermare qui lo streaming se siete d'accordo, e l'appuntamento è di nuovo oggi pomeriggio. Io vi ringrazio per aver partecipato e mi piace oggi aver ricevuto molti più messaggi in chat, e complimenti perché siete sempre più competenti nelle partecipazioni. Ringrazio Giovanni, Francesco e lo chef Tony per avermi fatto compagnia fino adesso. Grazie a te Stefano, a Giovanni, grazie, allo chef grazie, e ai nostri Stefano, amici. Grazie a tutti. Vi saluto a tutti ragazzi, vi auguro un buon proseguimento e vi do appuntamento alle 3:30 per lo spettacolo più interessante della giornata, l'apertura del New York Stock Exchange. Ciao a tutti. Ciao, a dopo, ciao. Adesso io ti sento.
Ma non è disattivata la su YouTube. Ciao, 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 ciao. buona giornata. Ciao ragazzi.